16:32 minuti su Radio Fermo 1 in questo nostro giovedì pomeriggio. A quest'ora ritroviamo un'altra ospite in collegamento telefonico, ve l'avevo anticipata, ve la presento ufficialmente, Chiara Palmieri. Ciao Chiara, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio, ciao. Allora, I Love Marche, sì. Il tuo blog. Ho già parlato ai nostri radioascoltatori, già sanno che comunque siamo ormai partiti alla scoperta dei blogger marchigiani, sarete ospiti fissi dei nostri pomeriggi insieme, a te tocca il giovedì e oggi effettivamente giovedì, ne approfittiamo per conoscerci. Io sono andata un po' sul tuo sito, sul tuo blog I Love Marche, sì. E mi sono resa conto che è straordinario perché è davvero una piccola guida alla nostra regione, è un po' il tuo scopo, il tuo obiettivo. Sì, sicuramente, diciamo che I Love Marche nasce proprio per perseguire questo obiettivo, che è quello di far conoscere le Marche, la mia terra, insomma, la mia regione, ai marchigiani, perché moltissime volte non conoscono bene le bellezze, insomma, che questa regione ha da offrire, e soprattutto ai non marchigiani, quindi diciamo sì, una mini guida per scoprire al meglio la nostra regione. Il blog ha all'incirca un anno, poco di più, ha festeggiato, sì, l'anno a novembre, dicevamo, a novembre. Prima fuori onda. Sì, sì, sì. E come è nato in realtà? Qual è stata la ragione che ti ha spinto a mettere nero su bianco, diciamo così, il tuo amore per le Marche, offrendo chiaramente le bellezze della regione anche a chi lo visita? Sicuramente è nato dall'unione di due passioni, che è appunto quella per le Marche, perché sin da piccolina, insomma, sono stata sempre abituata, insomma, a girare, a scoprire per i borghi, quindi diciamo una cosa che è cresciuta insieme a me. E l'altra passione, che è quella per la fotografia, mi sono avvicinata appunto a questa forma di arte, penso sia, si possa definire, da qualche anno, e avevo accumulato tantissimo materiale, quindi è nata un po' l'esigenza di avere uno spazio tutto mio dove condividere queste mie passioni, e quindi ho pensato di aprire, insomma, un blog sul web e affacciarmi a questa nuova avventura, e il nome più, diciamo, semplice e diretto che mi è venuto in mente sono proprio Love Marche, quindi diciamo ti è sei stato, dichiarata, ecco. Io amo le Marche. Esatto, esattamente. Qual è la cosa che, se dovessi scegliere, ami di più in assoluto della nostra regione? Ma se dovessi scegliere, io sceglierei i piccoli borghi. Proprio poco fa il Touring Club dà le bandiere arancioni per i borghi più belli d'Italia, nelle Marche ce ne sono moltissimi, 18, quindi penso che queste piccole perle, insomma, vadano valorizzate e scoperte, quindi penso sì, penso ai piccoli paesi, sono le cose, insomma, la cosa che mi affascina di più della nostra regione. Che cosa ci dobbiamo aspettare da te ogni giovedì, di che cosa ci parlerai in questa piccola finestra? Io vi porterò in appunto dei piccoli paesi, piccoli, più o meno piccoli, della nostra regione, e scopriremo insieme cosa c'è da vedere, cosa c'è di bello da non lasciarsi sfuggire. Quindi questo è un po' l'obiettivo che mi sono dato, e spero, insomma, di riuscire a soddisfare le curiosità degli ascoltatori. Senti, non l'avevamo prevista questa cosa, perché questa settimana era un giro di presentazioni per, sì, tutti voi, però visto che è giovedì, ci stiamo avvicinando al fine settimana, se ci dovessi dare un consiglio per dove andare a fare una gita fuori porta, ma restando sempre nella nostra regione, che ci potresti suggerire? Allora, potrei suggerirvi una mostra che, anzi, sarà aperta solamente fino al 31 dicembre, quindi potrebbe essere un'ottima occasione, che è una mostra che si tiene a Palazzo Claudio, a Serra Petrona, in provincia di Macerata, e la mostra si chiama I Confini del Cielo, e io non lo sapevo, anche nonostante sia a pochissimi chilometri da casa mia, ma c'è anche esposto un scheletro di dinosauro originale al 75%, quindi penso che sia un'ottima occasione per conoscere qualcosa di più, anche perché dietro a questa mostra c'è una storia molto particolare che potrete scoprire appunto visitandola, quindi penso che sia un'ottima idea per passare una domenica in giro per le Marche. Io penso che prima o poi lascerò la radio per venire in giro con voi, perché siete fantastici. Poi domani, non so se lo sai,
No, no, ma verrò prima o poi, perché mi piace tantissimo quello che fate, siete veramente molto affascinanti, soprattutto quello che affascina di voi è la grande passione che ci mettete in tutto questo. E, domani sai che c'è Nadia Stacchiotti, racconti sì, di Marche. No, domani Nadia, quello di Nadia sarà un collegamento particolare perché lei sarà insieme a Ilaria Barbotti, che abbiamo sentito sì. lunedì, e saranno sì, con sì. un gruppo di danesi, forse tu ne sai qualcosa più di me. Sì, assolutamente, sono in giro con Exploring Marche, che è un progetto che ha portato tre Aigers, insomma, tre fotografi molto, molto seguiti su Instagram nelle Marche danesi, quindi un ottimo modo per far scoprire appunto le Marche anche a chi è lontano da noi. In questo modo, attraverso insomma le immagini, attraverso le loro sensazioni. Perché... quindi sì, è un'interessante iniziativa. E quindi domani credo Nadia mi ha detto che mi passerà anche i danesi, quindi parleremo anche con i danesi. Staremo a vedere che cosa succederà. Spero che lei si faccia interprete, perché altrimenti la vedo dura. Ok. Allora, Chiara, io ti saluto, ti ringrazio per essere stata con noi. Grazie a questo punto ti do appuntamento a giovedì prossimo. Oh, perfetto, ci vediamo, ci sentiamo anzi giovedì prossimo. Ciao Chiara. Ciao, grazie. Hey, hey, hey.